Buongiorno, oggi è mercoledì 19 aprile, è già quasi un mese di primavera, una primavera a singhiozzi come la nostra vacanza di ieri. Ieri abbiamo fatto la vacanza a singhiozzi, abbiamo iniziato la trasmissione, poi ci siamo fermati 5 minuti, poi abbiamo ripreso e molti studiosi consigliano proprio questa gradualità quando bisogna iniziare le diete, la palestra, insomma quando bisogna cambiare abitudini. Noi vogliamo cambiare abitudini oppure manteniamo questo appuntamento quotidiano? Ci piace. Bisogna vedere se piace agli altri. Bisogna vedere se piace agli altri, sì. Comunque, però, buongiorno. Buongiorno. Posso dire la frase del giorno che ho scelto io oggi? Certo. Oh. No. Grazie. Va bene. Nei momenti cruciali sono la forza e il coraggio della gente comune, sconosciuta e senza importanza, che sono risolutivi. Le persone famose hanno spesso troppo da perdere e abbandonano la causa al fine di proteggere se stesse. Quindi, questa è una frase di Daisaku Ikeda, filosofo e leader religioso del buddismo di Nichiren Daishonin, premio ONU per la pace, personaggio molto... ONU, premio ONU per la pace, ancora il Nobel, ONU, premio ONU, anche l'ONU conferisce ogni, ogni anno. E forse, ai tempi in cui ha conferito... Dunque, Al Gore, premio per la pace, non vuoi rendere un'antica, Obama, 12.000 missili sparati, per la pace. A Trump il premio per la pace, no, a te lo devono dare il premio per la pace. Comunque è vero, cioè, la storia l'hanno cambiata sempre, quando la gente comune si è risvegliata ha cambiato la storia, molto spesso la gente comune. Appunto, quando nei momenti in cui decide di non stare più in coda. La storia, volendo o non volendo, la fanno i ricchi, la massoneria e il clero. E basta, e basta. Nell'ordinaria amministrazione. Deve vivere come viviamo noi, questo, e basta. Non si deve muovere, guai se si muove. Quando si muove però... Tremano le vene e i polsi. Quando mai il popolo ha fatto rivoluzione? Mai. Una rivoluzione del popolo? Mai. Dice la rivoluzione francese. E non è vero che l'ha fatta gli elitari, l'hanno fatta la rivoluzione francese. O popolo comune ha paura di mano alla ghigliottina. E viva la ghigliottina, tagliala. No, non è così. E infatti anche... Anche in Turchia comunque è stato dato un bel segnale, leggevo proprio su Internazionale di questa settimana. La massoneria che intesta tutto e poi dopo sentire leggere lo scrivi che gente che la satana. La massoneria bisogna combattere, che combatte la vita dei termini piramidi, l'alta finanza è pericolosissima, il clero non ti dico proprio. Guarda, questo signore che fa il Papa, no? Che sei un dittatore? Che se ti permette di dire cose assurde? Che se dice non bisogna perdonare la mafia? Tu devi perdonare a tutti! Ma che stai accusando questo? Ma che ti due ciò? Che tu ha a Chan fa un dittatore coreano? Che bel pazzo, e che te pazzo, tu devi perdonare tutti, devi perdonare, chi si fa, quello è nazista, quello come qua per fuori, lasciamo. Io aiuto. Ribadisco il mio concetto, io sì. Lì, lui c'è, non so se lo conoscerò, dicevo Montanelli,
sì, tutta, per carità. Allora diciamo un'altra frase, quella di Woody Allen, è quella di Woody Allen che dice: Dio mi è abbastanza simpatico, è il suo fan club che mi preoccupa. Woody Allen ha detto così. Woody Allen, beh, può andare. Infatti, no, avevamo annunciato che avremmo inserito. Lo discuteremo domani, molto di voi. Ah sì? Beh, sì. Avremmo inserito ogni tanto qualche contributo della rivista internazionale, che è una raccolta settimanale della stampa appunto internazionale. E il numero di questa settimana parlava già del referendum in Turchia e diceva che comunque insomma non era per niente scontato il risultato, come di fatto non lo è stato, in quanto soltanto di misura lui è riuscito a vincere questo referendum, nel senso che la Turchia comunque è divisa in due, c'è un forte dissenso nei suoi confronti e chiaramente la sua reazione, come stiamo vedendo, è brutale e non, insomma, senza sconti per nessuno. L'articolo che si intitola L'ultima sfida di Erdogan ed è di un giornalista di Der Spiegel in Germania, anzi di due, Maximilian Popp ed Eren Kaylan, ricordavano come anche in altre dittature ci sia stato a un certo punto questo bisogno di avallare la permanenza della dittatura attraverso un fantomatico consenso popolare. Ricordavano per esempio Pinochet, al quale però poi non è che abbia portato tanto bene questa esperienza. Comunque la situazione è decisamente critica e continuiamo con l'internazionale, così ce lo togliamo davanti o passiamo, oh no, facciamo poi un altro intervento di internazionale. Parliamo allora di un altro tipo di zar, completamente diverso, diversa potremmo dire. Però è una figura molto importante nelle amministrazioni del Nord Europa, praticamente la Night Tsar, che sono delle deleghe municipali che i sindaci di grandi città come Londra, Berlino, Amsterdam, quelle città che vivono molto sull'industria della notte, affidano a dei personaggi di spicco che abbiano esperienza perché garantiscano l'ottimale funzionamento della vita notturna in queste metropoli, il cui fatturato è stimato veramente in cifre notevoli, considerevoli. E proprio in questo momento di crisi, di passaggio per il comune di Londra, che con la Brexit e quindi con la difficoltà, una maggiore difficoltà da parte dei giovani di recarsi a Londra anche per i weekend, per partecipare alla vita notturna, molte chiusure di locali storici che per un cambio, una trasformazione nei costumi, sono stati invitati a chiudere per una questione di quiete pubblica e via dicendo, insomma rischiava di implodere. Quindi il sindaco di Londra ha affidato a questa donna che si chiama Amy Lamé, naturalmente è il suo nome d'arte, lei si chiama Amy Caddle, viene da New York, diversi anni fa si è recata a Londra perché diceva che con una laurea in studi medievalistici e la conoscenza della lingua francese non aveva troppi sbocchi in America, si è recata a Londra, ha fondato un gruppo di cabarettisti molto famoso, è diventata un'attivista delle tematiche LGBT
Poi è diventata sindaca del municipio di Camden, che Camden Town è uno dei quartieri intorno a Covent Garden, a Tottenham Court, proprio nella zona del divertimentificio londinese, e poi è stata chiamata dal sindaco di Londra a ricoprire questo ruolo della Knight Czar, che è un ruolo presente anche a Berlino, ad Amsterdam, che deve garantire il fatturato delle attività notturne. Ma l'ha capito perché io non leggo la politica internazionale, per tutte queste sciocchezze. E non è che ci sono sciocchezze. Ma sono sciocchezze nelle prime pagine, ci sono... perché una nazione come l'Inghilterra, che già non era con lui perché va avanti con la sterlina, no, il fatto di essere usciti da lui non ha portato nulla. Continuano ad essere. Ma che cosa ha portato che hanno chiuso i frontiere? Ma i frontiere bisogna chiuderle subito qua, non scherziamo, vedo. Qua si sta scherzando. Vi hanno fatto benissimo, come ha fatto bene l'Ungheria, come farà la Francia, come faranno tutti i paesi. Dicono bugie perché sono con. Vogliono stare in Europa. Ecco perché non leggo politica internazionale. Ma io già l'Italia un tedesco, per favore proprio. Immaginate una politica internazionale. Vabbè, andiamo con la nostra. Andiamo alla nostra Gazzetta del Sud. Gazzetta. Leggo solo il titolo perché io non sono d'accordo e poi qualche volta vi dirò perché. Minniti, l'Andrangheta sarà sconfitta, non avendo come giustificare le loro manchevolezze e mancanze di rispetto verso il popolo italiano, che fanno? Cercano di distrarre la popolazione, che la popolazione italiana con l'80% su beoti, parliamo di chiaro, sono molto duro. Pensa all'Andrangheta. Qua dobbiamo avere, secondo Minniti, secondo la Gazzetta che la titola, e secondo Gratteri, il primato della mafia nelle altre parti non esiste la mafia. Se Dio ce ne liberi, i presidenti delle varie nazioni europee e internazionali si mettessero a discutere di mafia, non potrebbero governare. Ma siccome in Italia dobbiamo divertirci, dobbiamo giustificare le porcherie dei politici, che sono i veri mafiosi, perché rubano stipendi altissimi, va bene? E andiamo avanti, e viva Andrangheta, andiamo avanti, parliamo sempre da Andrangheta. Andiamo a vedere i titoli nostri che ci interessano di più, che Renzi proprio è una peggio di tutti, Dio ce ne libera da 62 oggi, che cosa indegna. E cosa dice qui? Voto in Francia, allarme terrorismo, due arresti a Marsiglia, trovati esplosivo e un video filo ISIS. Che poi c'è inchiesta vaccini, bufera su report, l'ira della Lorenzin, il papilloma virus sotto accusa, la puntata sulla farmacovigilanza. Va bene. Poi, clan del narcotraffico sgominato dalla finanza, e infine questi richiami, metro tranvia, Oliverio tende l'affondo, Paola, ferrovie, sono 100 i posti a rischio. Questi sono i problemi, di cui i nostri politici non se ne importano assolutamente nulla, né i politici né i sindacati, anzi i sindacati su congiù lavoro, basta vedere quello che hanno fatto per evitare che la gente andasse a lavorare lì in quelle nell'outlet. Sì, perfetto, perfetto. Immaginate a che livello siamo, a non lavorare, perché all'ultimo era fino a un letto, no? Detto da un sindacalista, o oh no, da un grillino, votateli i grillini, mi raccomando. Dici che il lavoro spacca le famiglie. Guarda che bellino, questa è bella davvero, questa è da quello spettacolo che c'era sulle televisioni italiane, non so quale in particolare, la sai l'ultima, veramente, un lavoro che spacca le famiglie, questa è bellissima davvero, dai, questa è stupenda. Noi siamo nella porcheria in Italia, che non si riesce a trovare posti di lavoro, chi lo bloccano, vabbè, ma d'altronde. Lo vogliono queste cose qui. Ci vuole il buon senso, perché anche la mancanza di lavoro spacca le famiglie ultimamente, però ci vuole il buon senso in tutte le cose. Qui poi abbiamo in Calabria, Sacal il giorno degli interrogatori, Magno la presidenza va da un lamentino, Tallini no a speculazione.
Massimo Colosimo, Pierluigi Mancuso ed Ester Michienti saranno sentiti oggi dal GIP La Mezia. Io ribadisco il concetto, senza andare a parlare di quello che è la SACA, lo sapete tutti quanti, io mi auguro soltanto che questi signori indagati, perché sono indagati, attenzione, indagati significa sospettati, attenzione, trovino le prove, questi signori PM, trovino le prove e li incastrino, altrimenti un'altra burletta, andiamo avanti un'altra burletta. Io aspetto, l'ho conservato, questo della saga l'ho conservato come tante altre cose, va bene. Poi qui abbiamo, dice il nuovo pentito capace di far tremare i narcos. Ora, anche questi titoli, no, sono dei titoli, a mio modesto parere, che servono solo a dire cose non esistenti, perché se non si prova quello che dice il pentito, non si va avanti. Ci vuole la prova, non solo il parlare del pentito. Come diceva il grande professore Gullo, per cui se trovate la prova di quello che dice il pentito, ci mancherebbe altro, andate avanti e arrestate chiunque, ma senza prove e con indizi, è inaccettabile. Poi bellissimo questo titolo, prestiti bancari a perdere, assolti tutti gli imputati. Evviva l'Italia, questa è l'Italia. Hanno prestato i soldi, non l'hanno mai restituito e sono stati tutti assolti. Vabbè. Ma le banche... Le banche ormai sono diventate, secondo me, la fonte di investimento... Esatto. Il fil rouge, diciamo, no? Di molte persone che investono ora, lì saltando... e quindi vogliono il ritorno, giustamente. Saltando il titolo, che ve lo leggo soltanto perché Oliverio non lo vuole capire ancora, no? E continua nella sua metropolitana, Oliverio prova a isolare Occiuto, la salto questa perché, ripeto velocemente, a Oliverio Occiuto non ne vuole tramvia, perché deve chiudere Cosenza e non lo volete capire. Andiamo avanti. Andiamo a vedere, qui c'è un... Rete fognaria danneggiata in un tratto di Guarrasano, guardate un po' voi se è possibile una cosa simile. Tecnici della Procim comunale e una ditta specializzata soltanto oggi probabilmente completeranno l'intervento. Revisione delle autoclavi per la potabilità dell'acqua. Chiesta una ricognizione di tutti gli impianti di accumulo idrico. Il sindaco Ciuso tiene tempo da perdere, ma tempo da perdere davvero. Mo a revisione dell'autoclave, siamo senza acqua e meno male che c'è sull'autoclave, questo va a pensare alla revisione dell'autoclave. Benissimo, così siamo. Dunque, questa è la barzelletta del giorno. No, dai. Liegi e Cosenza, città della cultura. Liegi. No, alziamo, facciamo vedere. Liegi, cioè, per carità, ma per favore. Cosenza è la città della cultura, non della cultura. Non c'è nulla. E il secondo Cosenza riconoscimento nel giro di una settimana. Ma non si giustifica con nulla. Queste sono bugie terrificanti. Il riconoscimento, come la fanno sul riconoscimento? In una città di acultura totale non c'è niente. Ecco che c'è Cosenza. Ma difendiamo un Cosentini, paese che non rispondete, ha... difendetevi, dite non è vero. E che non è vero, ma che non è vero, stanno chiudendo le biblioteche, non c'è un teatro che non ti dà più niente. Dai, ci sono un sacco di teatri a Cosenza. Quale teatro? Il Rendà, il Morelli. E che ne fai? L'Acquario. E che ne fai che non ti presentano niente? Che teatro Zero, c'è un piccolo teatro che si chiama Teatro Zero. Cosa? Delizioso. Molte sono iniziative che partono da privati, lo stesso Morelli è gestito da un'associazione, però funzionano. E poi c'è l'Officina delle Arti, gestita da un altro privato. Lascia stare che l'Officina delle Arti, non sto parlando di questo, quello fa un lavoraccio, Tarsia, un lavoraccio terribile, quando la cultura non può essere ristretta a questo, la cultura, ma per favore, insomma, non può essere ristretta a questo, la cultura abbraccia tantissime cose, capisci? Abbraccia tantissime cose, mi prego. La cultura ha diverse sfaccettature, sai,
La cultura non è solo leggere un libro, questo pure, ma attenzione, dove andiamo a finire? Quello che manca è che queste persone di cultura, queste esperienze culturali anche molto significative, non riescano a fare massa critica. Questo è stato sempre un problema qui a Cosenza, di non essere mai riusciti a organizzarsi, a fare rete realmente e a contare, no? a riuscire a far valere la propria opinione, i propri diritti, questa cosa, non dico che debba nascere il partito della cultura, però comunque riuscire a incidere di più e a fare massa critica sarebbe importante. Beh, il partito della cultura, chi fa il suo partito della cultura? Qui la cultura, mi pare di aver detto, che ha diverse sfaccettature. La cultura non è soltanto leggere il libro o imparare la storia, no, la è cultura anche produzione. È il rispetto verso gli altri, sì, la cultura sì, è il rispetto verso la propria città, la cultura è tenere pulita la città, far di tutto. La cultura, ci sono tante cose di cultura, Cosenza non ha nulla, Cosenza non ha niente di tutto questo, Cosenza è crollata terribilmente, ma crollata. Sarà che c'è stato un totale cambiamento di mentalità, non so perché, ma dov'è sta cultura a Cosenza? Io non so come si facciano questi, come fanno questi, dietro domanda li danno i riconoscimenti. Scusatemi, uno si deve andare a vedere la realtà, si deve muovere, un attimo di sua domanda, perché già aveva chiesto Cosenza domanda di Occiuto per Città della Cultura, si fa quella domanda a Città della Cultura, non scherziamo, per favore, comunque, per favore. Guarda quante belle opere, Mattone Rampante, la città è un grande cantiere, guarda quante belle opere a prescindere dal fatto che sta distruggendo tutto, non è vero un grande cantiere, perché lì ho controbatto una per uno, lo stadio, che cosa serve lo stadio, la Juve non ce l'ha a fare. Ma guarda che bello, il rendering è bellissimo. Come? Il rendering è molto bello, guarda. E che ne fa? Che? Guarda. E che bello, regista, che, si vede. E cosa ne fai di uno stadio di questi? Che ne fai di uno stadio di questi? Buttare dei soldi. Buttare dei soldi al vento. Questo non capisce nulla. Ma magari possono venire a disputare anche delle partite. Ma addirittura chi ne viene a disputare questo? Questo è un'opera inutile. Questo signore è un nulla facente. Nulla facente in tutti i sensi. Ma veramente, è questo uno stadio. È da buttarci l'aria lo stadio. Basta ristrutturarlo. Per fare debiti al comune, tanto lui che se ne frega, se ne va alla fine dell'anno perché non può andare oltre e lascia debito a più non posso. È una città distrutta e chiusa senza cervello. Poi andiamo avanti, via Popilia e Serrastì, mi spiega, sono stati riconsegnati a inizio mese dalla ditta appaltatrice i lavori di riqualificazione di alcune aree di quartieri. Vabbè, questo può essere una cosa interessante, ma bisogna vedere che fa. Ponte di Calatrava. Ponte di Calatrava su anni, sono anni e non finisce mai, quindi questa è un'opera che avrebbe dovuto concludere già nel primo mandato. Nel primo mandato avrebbe dovuto dare a Gergeri e al ponte di Calatrava, invece non è accaduto nient'altro. Poi San Domenico ha distrutto, ha tagliato cose, l'ira di Gesù Cristo, ma lo chiama Mattone Rampante, ma lasciamo stare, vai. Cioè, ma non mi fa arrabbiare lui, perché lui continua per la sua strada senza capire nulla, mi fa arrabbiare chi l'appoggia, cioè non solo i componenti della giunta con questo signore che stanno lì ascoltando quello che dice e non lo contraddice nessuno, ma oltretutto mi infastidisce Forza Italia con in testa l'onorevole Santelli. Congratulazioni onorevole Santelli, io voglio vedere quello che dirà quando questo chiude totalmente Cosenza, chiude completamente. Comunque, poi mi viene da ridere qui, no? E chiudo con questo e poi parli tu perché sono stanco. Dice riqualificare le periferie. Ribadisco un concetto, perché questa è mancanza di capire cosa sia l'urbanismo. Un paese non può avere periferie. La periferia ce l'ha la grande città, la metropoli alle periferie, non un paese.
Che, dov'è sta periferia? Qual è sta periferia? Non lo capivo, me lo deve spiegare, Occiuto. Qual è la periferia, Occiuto? Fa l'architetto, Occiuto, sei un architetto. Né che dici, sai, sono un avvocato. Posso capire, vabbè. Signor commercialista, architetto! Alla base dell'architetto c'è l'urbanistica. Come nel medico c'è l'anatomia e la patologia, nell'architetto c'è l'urbanistica. Dove sono le periferie? Tranne che tu non sia un discriminatore e mi vuoi trattare la periferia via Popilia, perché sei capace di dire che via Popilia, quando via Popilia è una delle maggiori strade di Cosenza che è rimasta sempre abbandonata per la nostra cultura. Questa è cultura, questa è cultura. Questa, abbandonare quella zona. Parla tu. Io ho finito. Addirittura. È finito, finito. Lo so, però. Questo personaggio, il peggior sindaco degli ultimi 100 anni. Il peggiore degli ultimi 100 anni. Mamma mia. Lui è la Catizzone. I peggiori senza nessuna discussione. Ma hanno distrutto Cosenza. Per favore. Non è vero. Se hai coraggio, vieni qua ad affrontarmi, vieni qua che ti faccio vedere quanto te ne dico. E ti dimostro come sei un insulto, non hai fatto nulla in tutti questi anni. Andiamo avanti. Ma fatta la pianta. Per esempio, se parliamo di area urbana, ma venerdì sera al Garden ci sarà Gabriele Cirilli che chiude una rassegna importante, ormai presente da diverso tempo, si chiama Comicità in Teatro. La festa crocifisso, sì. Al San Vito è stato effettuato un sopralluogo perché nel prossimo mese di giugno ad opera del famoso promoter Ruggero Pegna verrà messa in scena Notre Dame de Paris, il musical, nella versione originale. E poi, vabbè, iniziano i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, i cosentini rinnoveranno il loro eterno patto di fede. Passiamo alla provincia. Ricordiamo che sono previste le elezioni. Questo dovrebbe interessare, vorrei che invece di perdere tempo, questo lo ricordassi al signor Oliverio, perché Oliverio è il responsabile delle ferrovie regionali, la regione che è responsabile, non fa nulla, nulla, ha abbandonato a se stesso. Vagliolise, Paolo sono abbandonati tutto a se stesso. E vabbè, così si fa. Così, questo è il sindacato, vabbè, contro il lavoro, immaginiamo un po' che cosa vuoi combinare il sindacato, questo è contro il lavoro, vabbè, vai. Sì, allora, la rete ferroviaria in Calabria è notoriamente trascurata, eppure insomma è un territorio che avrebbe bisogno di un forte supporto da parte del trasporto pubblico, perché ci sono distanze molto lunghe, ci sono viabilità non sempre rassicuranti da coprire, e addirittura ci permettiamo di mettere a rischio dei posti. Insomma, 10 minuti li abbiamo ancora, sì. Non è facile utilizzarli, i mezzi pubblici. Andiamo avanti. Sì. Andiamo avanti. Cambiamo testata. Che ne dici? Perché la Gazzetta ci ha fatto arrabbiare. Ci ha dato. Sì. E possiamo passare al giornale carattere nazionale. Prendi, addirittura. Sì, certo. Prendi la. Renzi spappola la sua corte, litiga con i tecnici e prova a scaricarli, non gli vanno più bene neanche Padoan, Calenda, Boeri e Campo dell'Orto. E Campo dell'Orto è stato già mandato via, presidente della RAI. No, proprio ancora mandato via, che pure ha voluto, è caduto abbastanza in disgrazia. Quindi questo è gravissimo, questo invece è gravissimo, cadono poi i ponti. Più ponti che governi. Meno male che ai militi dell'arma non è successo niente, ha preso una macchina in pieno. Guarda, che mo di costruire. Mamma mia.
Vediamo che dice qui, l'Italia rallenta perché le tasse corrono troppo, superata dalla Grecia, allora proprio siamo a posto. E la depressione colpisce al nord più che al sud, i soggetti a rischio sono ricchi e lucidi. De Magistris querela, parla di Napoli, e poi De Magistris querela, chi critica la città? E va bene, ma mi pare che De Magistris ha finito pure lui, sì. Vediamo il... Ah beh, è iniziato l'anno scorso il secondo mandato De Magistris. Eh sì, come no, è finito, finisce anche lui, no? Perché ci vogliono altri tre anni. In Italia la cosa grave è che l'italiano, tu mi parli di cultura qua, la cultura è una cosa seria. Vedi, un personaggio, non alzare le mani, non ho detto alzare le mani, vai tranquillo. E voglio dire, la cultura è una cosa molto seria. Ora, se l'elettore napoletano avesse letto e sapesse quello che è stato De Magistris, non l'avrebbe mai votato come sindaco, perché tu sai e lo sai che De Magistris, per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha fatto, che ha messo sul lastrico 800 persone a Catanzaro, che non c'entravano nulla, per arrestarne uno che non è riuscito nemmeno ad arrestare. Ma a prescindere da questo, che è gravissimo, se la mia memoria non mi spappola, ecco, non mi spappola, e mi pare che sia stato radiato dall'ANM, quindi non si può votare un'ica. Votiamo gente che viene punita, come ieri sera dicevo nella simpatica trasmissione di Franceschello, che il presidente d'Afici ci hanno pregiudicato. Ma questa è l'Italia, questa è l'Italia. Qua è una cosa vergognosa. Poi andiamo qua, poi in Italia, no? Che si parla tanto di, in Italia si la bocca su libertà di stampa, questo in Italia, in negli Stati Uniti non succederebbe mai, né tantomeno in Inghilterra, nei Cospi c'è libertà di stampa, d'accordo? Report ha detto delle bugie, contestatelo, così si va ospite, se no un casino, denunce, e allora per favore, ma che libertà di stampa è questa? Non si può, tu in Italia non devi parlare, ti devi adeguare, adeguamento totale. Ma quelli di Report sono tosti, Cosa? Quelli di Report sono tosti. Ma lascia stare, non li puoi... No, nel senso che resistono, sì, non si fanno assolutamente spaventare. C'era un grande sull'Espresso, un grandissimo. Tu sei giovane, forse non lo ricordi. Grazie. Sergio Saviano. Un grande mi scriveva e diceva, i miei cassetti, dice, sono pieni di querele. Ma chi fa la querela? Ecco, vedi, questi sono il grande giornalista che fa giustamente delle battute molto intelligenti. E chi fa la querela vuol dire che non è in grado, a torto, a prescindere. E sono d'accordo. Perché tu mi vieni a quando ha querela, mi fai la querela se io ti offendo, se io comincio a dire volgarità inaudita, sì, già, ma li cadiamo nella diffamazione. Nella diffamazione non mi piace, non mi è mai piaciuto. Ma se tu sollevi un problema, no, si può contestare benissimo, no? Non c'è bisogno di fare tutto questo casino, un PD, la lobby dei farmaci. Diciamo, avete detto sciocco, si possono dimostrare queste cose qua, perché lui mi pare che protesta per il servizio sul vaccino HPV, io non so a che serve questo vaccino. Quello contro il papillomavirus, perché pare che non tutti lo subiscono i controlli necessari, molte ragazze sono ritrovate con dei sintomi di dolori. Sì. Cronici, perdita di memoria. Contestiamolo con intelligenza, no? Che caspita, si chiamano dei medici, della gente, dei sanitari che siano in grado di dare delle risposte. Infatti, non le posso dare io. Non le posso dare io. Sarebbe molto costruttivo. Ed ecco perché. E poi ha protestato pure Benigni, che è stato accusato, no, in altra cosa, lui per essere stato sostenuto abbondantemente, sì, dallo Stato italiano nei debiti contratti dalla società Babbina. Poi vi leggo per tutte. Aver realizzato una Cinecittà 2 che, come molte opere in Italia, prima ancora di essere inaugurata
è un capolavoro di archeologia industriale. E poi naturalmente anche il PD ha fatto un'altra querela al report. Vi leggo queste altre due notizie che sono importanti. Gli inglesi votano a sorpresa, è una grande prova per la May, ma queste sono gente civile di cultura. State pur sicuro che la May avrà sicuramente la conferma. E poi c'è invece questo, i DJ francesi votano nel terrore. E qua la cosa è molto delicata, perché hanno scoperto dalla gente che era pronta a far saltare qualcosa. Quindi immaginiamoci un po' come si può rovinare. E poi velocemente andiamo al Corriere dello Sport. Champions League, buttato fuori il Bayern letteralmente, questo l'avevo detto, mi dai 5, costo per bacco, eppure ho studiato, va bene. Champions League, ci ha pensato Rizzoli all'andata, che ha buttato fuori un giocatore del Bayern dando spazio al Real Madrid, e adesso ci ha pensato l'arbitro di ieri, che mi pare fosse un olandese, mi pare, il quale ha buttato fuori e naturalmente ha dilagato. Ora, una piccola cosa voglio dire su questa Champions League. Non c'è niente di serio, già è stato deciso chi la deve vincere, sinceramente non l'ho capito ancora, ma lo capirò stasera lo capirò, e vi prometto che domani vi dirò chi vincerà la Champions. Vuoi dire qualche cosa? Io ho finito. Sì. Mi ricordo soltanto le partite di stasera, è giusto che ve le dica. E allora sono alle 20:45 da Barcellona, di fronte a 90.000 spettatori, ci sarà Barça-Juventus. Vi ricordo che il risultato dell'andata è stato di 3-0 in favore dei bianconeri. Mentre per quanto riguarda Monaco-Borussia Dortmund, il Monaco ha vinto a Dortmund per 3-2, per cui non credo che faccia una partita tale da far saltare il banco. Però, ribadisco, vi ho voluto dire quelle che giocano, ma ormai chi vincerà la Champions l'hanno deciso dall'alto. Vi ripeto, domani vi dirò chi vincerà la Champions. Io ho finito, se vuoi dire qualche altra cosa. Che sì, che al via sono pronti, stanno per partire i lavori in Piazza Riforma, quindi il quotidiano raccomanda di fare attenzione ai divieti, perché naturalmente sono cambiate le zone sosta, soprattutto quindi dei divieti di sosta, bisogna sì, fare attenzione. Benissimo. Ribadisco l'ultimo concetto, mi ha dato il là Maria Rosa, ma questo lo faccio con molta calma perché non ho più voglia di arrabbiarmi. Onorevole Santelli, signori della Giunta, fategli chiudere Piazza Riforma e vi renderete conto, poi forse vi renderete conto cosa significa la fine di Cosenza. La vedrete e la toccherete con mano quando non scenderanno più 6 paesi nella nostra città, che sono linfa importante per un paese come Cosenza. Continuate così. Auguri, onorevole Santello, e auguri a tutti quelli che... Parliamo di Rovito, allora. Di chi? Di Rovito. Anche il teatro di Rovito ha una sua stagione che partirà il 21 aprile, e il 25 è prevista questa interessante serata con Mariella Nava, cantautrice e autrice soprattutto musicale negli ultimi tempi, molto raffinata e molto competente. Che facciamo? Facciamo i saluti? Così oggi chiudiamo prima la vacanza a singhiozzo. No, poi chiudiamo prima. Un minuto è rimasto. Un minuto! Ah, è rimasto prima. Noi non chiudiamo mai prima. Va bene, allora facciamo i nostri saluti a tutte le edicole della città, invitando tutti i cosentini a frequentarla, ad acquistare i giornali, a discutere
in piazza, tornare nelle piazze, anche se abbiamo questa comoda piazza virtuale che è Facebook, però ci deve anzi fare venire la voglia di più di incontrarsi realmente e di discutere in maniera sana e leale. Ma in particolare salutiamo l'edicola storica Giannino di via Misasi, già via Roma, e l'edicola di Massimiliano Adimari in via Frugiuele, e poi salutiamo Angelo Gallo, salutiamo tutto lo staff di Mediaterronea, salutiamo tutti i nostri followers, salutiamo Davide Franceschiello e tutto lo staff di Lupus in Forum. Ricordiamo che la puntata andata in onda in diretta su Facebook ieri sera, che ha visto tra gli ospiti anche un ottimo Franco Chiarello, sempre più in forma, che ha presentato il suo libro, che approfondiremo comunque in altre nostre trasmissioni. Chi salutiamo più? Tutti voi, tutti quanti. Tutti quelli che abbiamo. Aspettiamo però la vostra partecipazione, i vostri commenti su Facebook, che dà questa possibilità di farlo in tempo reale. E appuntamento a domani mattina. Una buona giornata. Arrivederci.